Now presenta il radio show videoludico definitivo Radio Game, un programma scritto, condotto e diretto da Mario Morandi in collaborazione con retrogaming.it. Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio pilota di Radio Game. Io sono Mario Morandi, altrimenti conosciuto come Ayo, collaboratore del leggendario portale videoludico retrogaming.it. Che cos'è un radio show videoludico? Beh, lo scopriremo strada facendo, immagino. Lo scopo di Radio Game è intrattenere con la musica che ha fatto la storia del videogioco. Un invito all'ascolto, ma anche al gioco vero e proprio. Inoltre nel corso della trasmissione ci collegheremo con personaggi assurdi e a dir poco improbabili. Seguite lo show, insomma, le sorprese non mancheranno. E allora ricordiamo l'indirizzo al blog di riferimento su Splinter, www.splinter.radiogame.com, mentre potrete spedire le vostre mail a radiogameshow@gmail.com. Mi raccomando, scrivete numerosi, ogni vostro suggerimento sarà prezioso. Potremo leggere le vostre lettere durante la trasmissione e se vi va di collaborare, leggete le istruzioni sul blog. Ma entriamo nel vivo della trasmissione con un pezzo perfetto come apripista, in grado di far cadere ogni diffidenza sull'effettiva qualità della chip music. Immaginate una città di notte, illuminata da luci intermittenti di locali malfamati. Una resa dei conti a suon di pugni sta per cominciare tra i nostri eroi suburbani e la gang criminale di Mr. X. È il 1992 e Streets of Rage 2 inizia a spremere il chip sonoro del Mega Drive con questo pezzo di Yuzo Koshiro intitolato Go Straight. Colonna sonora dichiaratamente ispirata alle sonorità dance dello scorso decennio, questa di Streets of Rage 2, che si adatta a meraviglia all'azione esteticamente violenta del picchiaduro Sega. Koshiro è un compositore videoludico di successo, cresciuto in casa Falcom, quelli di Ice, una serie di action RPG famosa per le sue musiche d'eccezione. In seguito firma le colonne sonore di Streets of Rage e di altre importanti produzioni Sega nei primi anni 90 come The Revenge of Shinobi o The Story of Thor, sempre per Mega Drive, mentre al Super Nintendo regala le musiche dei due episodi di ActRaiser. Un compositore essenzialmente votato al gioco d'azione, dallo stile eclettico ma immediatamente riconoscibile, che ascolteremo senz'altro ancora in futuro. A proposito, se volete giocare a Streets of Rage 2, al di là dell'emulazione esiste un remake amatoriale che si chiama appunto Streets of Rage Remake, davvero eccellente sotto ogni punto di vista, senza dimenticare la recente disponibilità sul servizio di Virtual Console per Nintendo Wii. Proseguiamo il programma addentrandoci in una foresta pluviale, da ritmo tribale, piena di scimmioni, lucertoloni, api assassine e barili a non finire. È il 1994 e stiamo parlando del Super Nintendo e dello splendido mondo virtuale di Donkey Kong Country. Bello da vedere quanto da ascoltare, grazie alle musiche di tre ottimi compositori tra i quali Dave Wise, di cui andiamo ad ascoltare il fantastico brano, decisamente fusion, Island Swing. We'll be right back.
coproduzione Rare e Nintendo per la resurrezione in grande stile dello scimmione antico rivale di Super Mario, che in questo caso arriva ad insediare il titolo di re del genere platform, detenuto dal baffutissimo idraulico. A Donkey Kong Country fanno seguito altri due titoli della serie, sempre ai vertici da un punto di vista tecnico ed estetico, e la colonna sonora non è chiaramente da meno. A riprova di ciò ascoltiamo questa Sticker Brush Symphony da Donkey Kong Country 2. Siete ancora sintonizzati? Spero di sì, il bello deve ancora venire. E prima di passare al remix time, ascoltiamo questo indimenticabile inno all'azione e all'avventura composto dalla compositrice Konami Kinuyo Yamashita, datato 1986. Castelli demoniaci, scheletri, tritoni, vampiri e mostruosità varie avranno a che vedersela con il nostro eroe armato solo del suo coraggio e della sua frusta. Benvenuti in Castlevania ed ecco voi Vampire Killer. La colonna sonora di Castlevania ha certamente dell'incredibile, nonostante la povertà della strumentazione a 8-bit, questa è musica, e vi sfidiamo a dire il contrario. Consigliamo l'ascolto, al di là della tostissima esperienza videoludica offerta dal gioco. Visitate Zofar's domain www.zofar.com con la F di Zofar che si scrive col PH e cercate la sezione musica. Troverete un sacco di colonne sonore nei vari formati detti chiptune, ma non spaventatevi, ci saranno anche i plugin necessari per un pratico ascolto in Winamp. E se non avete voglia di smanettare troppo, cercate su Google Chipamp, una raccolta di plugin autoinstallante gentilmente offerto dalla community di Overclocker Mix, di cui andiamo a parlare in questo preciso istante.